ma poche decine di metri da un lago che è nato a seguito di una gravissima speculazione edilizia. Quindi la speculazione edilizia ogni tanto crea benessere, nel senso che il costruttore Pulcini, nel costruire un edificio completamente abusivo una notte, ha sfondato la falda acquifera e c'è stata una risalienza d'acqua. Qui vicino c'è un lago di ormai di un ettaro che si è consolidato, c'è la fauna, c'è tutto, c'è veramente, è rinata la vita in questo luogo della ex Snia Viscosa. Il comitato di quartiere di questo luogo ha dato un esempio straordinario che vale per tutta Roma, perché ha chiesto all'amministrazione regionale, che c'ha titolo su questo, di espropriare quella zona, essendo un'acqua pubblica e vincolata finalmente dalle leggi dello Stato e dunque deve essere espropriata. La Regione Lazio non ha potuto rifiutare l'esproprio, quindi quest'area sta diventando pubblica. Allora un'area che era destinata alla famelica speculazione immobiliare romana è diventata, diventerà un lago che è a disposizione di questo quartiere prenestino, che non ha un parco degno di questo nome.